Ragazzi, bentornati sui channel, io sono Rita e bentornati sul mio canale. Oggi ho un video tag in collaborazione con Martina del canale La Martina Books che vi lascio qui sotto in descrizione. Il tag, come avete potuto leggere dal titolo, è Throne of Glass Book Tag, ovvero è un tag con delle domande riferite al libro del Trono di Ghiaccio che però possiamo insomma rispondere con altri libri come si fa con i tag di solito. Le nostre domande sono riferite solamente al primo libro e nel mio caso anche nelle novelle che abbiamo letto, quindi non sappiamo che cosa succederà nei prossimi libri. Martina sta iniziando il secondo libro, io non ho idea di quando lo inizierò, però abbiamo sentito parlare, almeno io ho sentito parlare bene della serie, benissimo, anche se il primo libro mi ha delusa un pochino. Farò una recensione a parte, ho fatto la recensione sul mio blog e su Goodreads che potete trovare sempre qui sotto in descrizione, ma io direi di iniziare le domande e partiamo subito. Allora, la prima domanda è riferita praticamente a Selena, penso. Selena. Un libro in cui la protagonista è combattiva. Oltre al Trono di Ghiaccio, vi voglio citare assolutamente Juniperis da Legend, che secondo me è una delle protagoniste femminili che mi è piaciuta di più in questo 2016 appena trascorso, per il suo carattere, per essere combattiva, per voler sempre tentare, provare, e mi è piaciuta veramente tanto. Oltre a lei voglio citarvi anche Cary Grant di Illuminae, che è un'altra ragazza che quest'anno mi è piaciuto particolarmente perché ha vissuto una situazione molto difficile, molto complicata, ma nonostante ciò non si arrende e vuole assolutamente scoprire tutto quello che sta dietro al complotto che sta succedendo e che è successo, insomma, non vi voglio rivelare più di tanto, e perciò queste sono le mie due ragazze. Un libro che hai odiato profondamente nel mio caso è stato Dorian, il personaggio che ho odiato profondamente nel libro di del Trono di Ghiaccio. Un libro che odio profondamente è stato Paradiso di Francesco Gungui, che il primo libro mi era piaciuto abbastanza, il secondo così così, il terzo iniziamo a non capirci più niente, quindi non è che, cioè, non me lo ricordo neanche, però so che mi aveva fatto schifo, quindi la mia risposta è questo libro. Un libro in cui vi è un triangolo amoroso. Tutti? A parte che praticamente in tutti i libri c'è un triangolo amoroso e ce l'abbiamo appunto anche nel Trono di Ghiaccio, e questo triangolo amoroso non mi è piaciuto per niente perché si sentiva proprio dalle prime tre righe, cosa che non mi è piaciuta assolutamente, mentre le novelle le ho trovate a livello molto più alto rispetto al primo libro. Vi voglio citare tutte le volte che ho scritto ti amo. Qui c'è una specie di triangolo amoroso, se non ricordo male, però questo libro è veramente carinissimo e mi è piaciuto un sacco. L'ho letto a gennaio, se non sbaglio, dicembre del 2015, gennaio 2016, e ancora adesso devo leggere il secondo, però so che era molto carino. Un contemporaneo molto caruccio, molto dolce, sì, abbiamo un triangolo amoroso. Una frase del libro che ti è piaciuta? Io voglio citare non una frase del libro del Trono di Ghiaccio, ma una frase dell'ultima novella, quando potrebbe essere spoiler o come no, perché Selena in qualche modo comunque ci finisce in Dovir, quindi la mia frase è proprio la frase finale dell'ultima novella, in cui quando lei arriva viene portata alle miniere di Endover, in cui dice: sono Selena Sordotien e non avrò paura, perché in quel momento, quando ho letto l'ultima novella, lì mi è piaciuto veramente, sentivo che questa sarebbe stata una ragazza bella, forte, con le palle, e che mi avrebbe portato un sacco di forza, insomma, e poi ritrovarmi in quel modo nel libro non mi è piaciuto tantissimo. Però io spero profondamente nei seguiti, infatti io ho già il secondo libro in ebook e spero di leggerlo a presto e spero che mi piacerà, perché altrimenti io abbandonerò la serie, mi dispiace. Elenca tre pregi del libro. Dunque, secondo me i pregi sono stati lo stile di scrittura della Mass, che nonostante tutto non mi è dispiaciuto, il personaggio di Kaul, che è quello che mi è piaciuto di più, vabbè, perché io ho un debole per le guardie, insomma, vabbè, non importa, e terzo potrebbe essere probabilmente la location, il world building, mi è piaciuto abbastanza, non proprio tantissimo, però non mi è dispiaciuto questo castello di pietra con la parte di ghiaccio, di cui anche Selena ha un po' paura di andarci perché soffre un po' di vertigini, questa cosa, cioè non di vertigini, non lo so, ha paura che gli crolli addosso. Queste cose, queste tre cosine mi sono piaciute abbastanza. Elenca tre difetti del libro.
Io non voglio offendere nessuno, però per me sono grandi difetti. La protagonista Selena, che io speravo di ritrovarmela... Selena, non so come si pronuncia, mi dispiace. Che io speravo di trovarmela combattiva. Non lo so, speravo di trovarmela una guerriera, una donna forte e che pensasse solo a se stessa e alla libertà e non che si invaghisse subito del primo che passa, diciamo un po' così, e questa cosa non mi è piaciuta. Seconda cosa che non mi è piaciuta sono stati alcuni colpi di scena, che secondo me sono stati un po' prevedibili. Terza cosa, il triangolo amoroso. Il triangolo amoroso che si sentiva praticamente dalle prime pagine, appunto, e poi ci sono state anche molte altre piccole cose che non mi sono piaciute. E probabilmente sono state più le cose che non mi sono piaciute che le cose che mi sono piaciute, però... Se io ritroverò quella cosa che avevo abbandonato nelle novelle, spero di ritrovarla e che mi porterà nuovamente ad apprezzare la serie, insomma. Perché le novelle mi sono piaciute veramente tantissimo. C'è una pagina a caso del libro, leggi l'ultima frase, che rappresenterà la tua OTP. Allora, io non so... Io ho il libro in ebook, quindi ora vedremo che cosa ne risulterà fuori. Se nel caso non lo sapesse era Kaol e Selena, va bene, anche se secondo me, insomma, lei doveva starsene da sola. Insomma, essere un pelino più intelligente, infatti anche in una scena io ero lì tipo, ma sei scema? Che purtroppo non la posso dire perché sarebbe spoiler. O forse no, sì, penso di sì, sarebbe spoiler. E il Trono di Ghiaccio. Sarà un po' complicato farlo con l'ebook perché dovrò fare tipo così a un certo punto, fermarmi e spero di non mandarlo in casino, insomma. Nessuno sa che Serena Sardotien è solo una ragazza, tutti credono che sia molto più vecchia. Cioè vuol dire tutto e niente praticamente, però questa è la frase che mi è capitata, è l'ultima frase della 20ª pagina dell'ebook. E niente, questo è quanto, quindi io direi che praticamente non rappresenta nessuna OTP, né del libro né da nessuna parte, ma io vi ho già detto che il mio personaggio preferito era Kaol, perché lui è l'unico che si salva, diciamo. Ultima domanda, taggare qualcuno, direi. Io taggo chiunque voglio fare questo video, anche se avete un canale, un blog, qualsiasi cosa volete fate questo, questo tag, anche su Instagram, chi se ne frega, insomma, dove volete, dove vi va. Io vi ricordo che vi lascio tutti i miei link qui sotto dove potete seguirmi, blog, Twitter, Instagram, Instagram 2, tutto. E vi ricordo anche che il video è in collaborazione con Martina del canale La Martina Books, di cui vi lascio qui sotto tutti i social, insomma, dove andarla a seguire, specie il suo canale YouTube. Seguitela e iscrivetevi sia al suo canale sia al mio. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao e un bacio a tutti!